Un'altra vittoria schiacciante da parte della sua squadra, una vittoria a cui tenevate particolarmente quella di stasera. Sì, teniamo particolarmente perché è una squadra importante, una squadra che l'anno scorso è andata finale, ha perso gara 5 di finale per vincere il campionato, sono una squadra rinforzata rispetto all'anno scorso, squadra tosta, giocatori importanti e in casa negli scontri diretti devi cercare di non sbagliare. Non l'abbiamo fatto, abbiamo vinto la partita, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto divertire la gente, siamo stati bravi perché comunque anche all'inizio loro con questa difesa tattica 1-2-2 adeguata, se non mantieni la calma, se non mantieni le spaziature, se non hai buona percentuale di va a 3 punti, fai fatica perché loro ti sfidano al tiro. E non sono stati molto bravi, infatti mi hanno fatto 25 punti. Poi dopo la partita ero abbastanza segnata all'inizio, però loro non hanno mai mollato, noi facevamo un canestro, facevamo un canestro e fallo, sarebbero rimasti una ventina di punti. Poi nel terzo quarto sono andati anche 15, però dopo un time out siamo entrati in campo con la quinta giusta, ho giocato una buona partita offensiva alternando soluzioni da 3 punti e molto bene la palla vicino al canestro ai nostri lunghi. È chiaro che quando giochi contro gente forte devi alzare l'asticella. Già sabato scorso a Mortara ho fatto una partita tosta. È chiaro che poi per esserci partite intense e anche con difficoltà diverse devi giocare contro squadre più alte di livello. Oggi abbiamo giocato contro una buona squadra e noi siamo stati assolutamente all'altezza. Era una partita che stavamo aspettando da maggio. È una partita di campionato come le altre, però per noi aveva un sapore speciale. Io sono contento per diciamo, la mia prestazione, si può sempre fare meglio, però questa squadra serve più che canestri, che tutti alla fine possiamo fare canestro, c'è la sostanza, fare cose concrete, fare magari anche le cose che non si vedono per aiutare la squadra a portare la vittoria a casa. Avete cominciato a limitare quei blackout che avevate soprattutto magari nei primi 10-15 minuti. Oggi siete partiti subito forte, avevate già comunque un più 7 a fine primo quarto. Sì, siamo partiti subito forte, ma anche, tipo, anche a Cermenati siamo partiti abbastanza forte. Nelle ultime 2-3 abbiamo cercato di limare diciamo, quel piccolo difetto che avevamo, perché questa squadra di difetti ne ha pochi, però dobbiamo continuare a lavorare, continuare a migliorare su ogni aspetto. È un pubblico caldissimo, è incredibile giocare qua. Io poi di palcoscenici così non ne avevo mai visti, 24 anni, 23. È bellissimo giocare qui dentro con il pubblico che ti spinge sopra di 20 pari, anche quando sono stati sotto con Saronno ci hanno spinto loro, quindi è un grande pubblico, ci aiuta in ogni partita ed è giusto che noi onoriamo questo pubblico giocando bene e giocando con grande intensità e cercando di far di tutto per vincere.